Sindaco Mele, le criticità del bilancio di San Nicola Arcella ci sono o no, come dice il consigliere Rigo? Beh, guardi, come tutti i comuni, chiaramente anche San Nicola ha un po' di difficoltà con il bilancio, anche perché ci sono sempre i soliti problemi del fondo di solidarietà, per cui il comune incassa soltanto il 10% dell'IMU. Con tutti questi problemi che ci sono, anche legati oggi al Covid, ma per problemi proprio finanziari di persone e di famiglie che non possono ormai nemmeno mangiare, si può dire, insomma, non abbiamo un incasso esagerato. Ma ciò non toglie che non stiamo bene, cioè stiamo bene non come dai numeri il consigliere Rigo, ma come abbiamo discusso diverse volte in consiglio comunale. Le passività di cui parla il consigliere sa bene da dove arrivano: arrivano da debiti pregressi dalla regione Calabria dall'81 al 2004, che diverse volte abbiamo cercato di spiegarli, ma come al solito dai numeri e di conseguenza non sappiamo come spiegarli. Si sta avviando la pratica di dissesto oppure no? Assolutamente no, non abbiamo un dissesto, noi abbiamo fatto un piano di riequilibrio, abbiamo equilibrato il bilancio, per cui assolutamente non siamo in dissesto. Quello che vuole far passare lui è che noi siamo in dissesto, ma ribadisco che non siamo in dissesto finanziario. Poi non riesco a capire se il consigliere Enrico vive poi a Parigi o a Roma da qualche altra parte, perché il risultato di San Nicola nell'amministrazione Mele negli ultimi 10 anni è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto finanziamenti e sfruttati finanziamenti, compreso quello dell'arcomagno di 380 mila euro, che non sono soldi di tasca dei cittadini, ma bensì della regione Calabria, ed esattamente del commissario per il dissesto, che lui dovrebbe conoscere molto bene. E oltre a questi finanziamenti ne abbiamo altri in atto, come la scuola media con 760 mila euro, la scuola elementare con 200 mila euro, l'illuminazione pubblica che stiamo ormai terminando con il risparmio energetico di 150 mila euro, la videosorveglianza con 280 mila euro e tante altre opere che stiamo mettendo ormai in cantiere. Ma purtroppo, ripeto, secondo me il consigliere Enrico è rimasto ancora in lockdown. L'anno prossimo però ci sono le elezioni amministrative. Lei ci sarà? Beh, non capisco perché mi chiede di non candidarmi, perché se il consigliere Enrico è così sicuro di vincere, perché me lo chiede? Sarà candidata l'anno prossimo. Assolutamente sì, sarà il gruppo a decidere ovviamente, ma ormai la mia terza legislatura è alle porte, sarò sempre determinata, così come lo sono state negli anni, innalzando sempre questa meravigliosa bandiera blu che anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, San Nicola porta in alto e continuerà a portarla per il resto della mia legislatura.